Buongiorno raga, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti, eh? Dai, che è la settimana importante qui, è una settimana molto, ma veramente importante. Oh, oh, raga, ma da, che so quelle facce? Oh, ma che è morto qua? Che so quei musi da funerale, raga, dai, forza, su, per due partite storte, dai, ascoltate, ci vediamo domani in prepartita, ora gustatevi momenti salienti della Barzi Live Reaction di Lecce Milan, ok? Su con quelle facce, su. Ciao. Stadio Viale del Mare, andiamo a vedere le formazioni. Lecce-Milan, la partita dove il nostro Milan è chiamato a rispondere dopo le opache prestazioni dell'ultima di Serie A con la Roma e di Coppa Italia con il Torino. Che cazzo fanno? Che cazzo fanno? No! Ci voglio credere! Non ci voglio credere, no! Non è possibile. Ma che cazzo fate? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo state a fa? Oh! Ma come cazzo si fa a prendere una rete così? Ma come cazzo si fa? Ma che siamo rimasti a Milano? Siamo rimasti. Guarda là, va. No. Ma poi autorete. Ma poi autorete. Accidenta. Ma poi autorete. Io ci voglio credere, ci voglio credere, ragazzi. Non è possibile. Autorete, ma non devi, ma come cazzo fai a sbagliare un appoggio in quel modo, porca di... Porca troia, come fai? Come fai a sbagliare un appoggio in quel modo, cazzo? A soli, ragazzi. Porca puttana, ma che mai c'avete la forza neanche per cacà voi? Bisogna cambiare atteggiamento, bisogna cambiare, ma come cazzo si gioca? Oh, il sapore del Lecce? Si fanno tutti questi regali tutte le volte. Natale è passato, mi è passato l'altro Babbo Natale, è passata la Befana. Che cazzo sono sti regali? Ma guardate! Ma guardate, la porta è quella rettangolare, eh! Poi ci si mangia ste cazzo di reti, però. Ma da là. Doppia occasione sbagliata. Si fa così però ragazzi no. Oh, è fallo! Che ha interrotto? Questo è fallo! Adorete questo è fallo. Ma poi che pacchetti si impegni che si fanno dietro? Ma porca potenza. Erano soli, soli! Soli! Ritiro! Vi ho da metterli in galera, non ritiro! Ripartita! Senti! Oh, porca puttana di quella! Porca puttana di quella! Puttana di quella cosa! Porca puttana! Porca di quella troia! Porca! Porca di quella troia! Porca! Porca di quella troia! Porca! Porca di quella troia! Porca di quella troia! Non è possibile! Qui, o sta! Non è possibile! Non è possibile! Lo stanno a prendere per il culo perché non è possibile. Oh. L'avete fatto col Piazzola. L'avete fatto col PID da solo. Vi eravate lì, l'avete guardato. Ma voi state a prendere per il culo. Voi state prendendo per il culo. Lo devi passare il pallone invece di cercare sempre dribbling. Lo devi passare. Lo devi scaricare più quello più vicino che hai, è inutile tenere male. Quello che sconcerta di più è l'atteggiamento di Leao e Teo. Infatti, è quello che ho appena detto, qui qualcuno ha bisogno che faccia un po' di panchina. Qualcuno deve fare un po' di panchina, secondo me. Per fargli abbassare un po' la testa, perché non so atteggiamenti che mi garbano, anche quando vedi che calciano, col piede, con la gamba, così. Qualcosa che Ciao torna. Ciao Roberto. a te. Guarda cosa avevo messo, per la partita, eh? Sì, bella partita, si fa ride, si fa ride, si fa ride. Qualcuno deve sentire qualcuno. L'ho detto per vedere nel video, ho fatto un video sfogo. Ho detto. Io fa dopo, vai. Io fa dopo. No, del primo, no, no, della fine del primo tempo, ho detto Le nel deviazioni nemmeno. Neanche con le deviazioni. Neanche
nemmeno con le deviazioni. Speriamo mercoledì. No, chi è? No, non mi spoilerare. Geremia, non mi spoilerà, non mi spoilerà. Fammelo vedere, ti prego. Sto soffrendo. Sto soffrendo. Non mi dia, non mi scrive chi l'ha fatto, non me lo scrive, ti prego. Lo voglio scoprire da solo. Come va? Insomma. Mi sembra che si sono svegliati un po', perché il primo tempo hanno fatto schifo, pietà e misericordia. Tutti lenti, macchinosi, sufficienti. Qui c'è seri problemi. Bello, ma mi sembra che si sono leggermente svegliati. Sì, ma... ma ancora non è sufficiente, eh? Devono dare di più. Vabbè. Ah! Sì! Cazzo! Mi è finito il culo! Mi è finito il culo! Stronzi! Stronzi! No, mi cazzo! Non nemmeno vedere sul tavolo la prestazione che si è fatto, eh! Vedi Giroud! Vedi Giroud! Che se gliele metti in mezzo, che bene! Guarda! Guarda che spondine che ti fa! E questo... e questo che dico, Giroud è un attaccante old school, come si dice in inglese. È il tipo... che movimenti fa? A che movimenti fa? Ascolta, prendiamoci questo pareggio. No, Gianni. Sì, finita. 2-2. Boh. Partita di merda, partita di merda. Questa è stata una partita di merda. Ingiudicabili, inguardabili. Non so che dire. No, vado a fare... prendiamo questo punto che non si sa neanche noi come è arrivato. Portiamo a casa sto punto e vediamo se era la sfida di Supercoppa che ci annebbia un po'. Vediamo. Certamente io, la Supercoppa potrei anche effettuare una bella partita, la potrei vincere, ho dei dubbi. Però no, la fiducia ce l'ha. Però quello che ha fatto queste tre partite prima della Supercoppa non lo cancelli. Ha fatto delle prestazioni inguardabili.